Che palle, eh? 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 Che palle, evidente in generale è l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona. Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma per la sofferenza quotidiana fino all'impulso a togliersi la vita di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo. Che palle, eh? Lo sciopero della sete, della fame è per permettere al potere italiano di sospendere la flagranza di una situazione riconosciuta criminale sul piano tecnico e non morale dal Presidente della Repubblica, da tutti gli onesti e i tecnici, cioè la realtà della giustizia italiana con 10 milioni di processi in ritardo, così come nelle carceri sono torturati anche i direttori, anche e soprattutto i poliziotti penitenziari e tecnici, non solo le detenute e i detenuti, in questo stato di tortura della legge, della verità. Che palle, eh? Che palle, eh? Che palle, eh? Che palle, eh? Che palle, eh?